pensate che vostra moglie non abbia amore, se posso farti i pacchi, o no? Mogliere, ma è moglie, lo so, sì, non era per me, chi vuole che vuoi cosa aspetta? Sapete come si dice in tuo paese? Chi tiene marito, tiene padrone. E penso che con me la trovate uno buono padrone. Non la faccio mancare, la faccio fare la signora. Eh sì, un buono padrone che si sente in diritti di pigli a capo suo pane quando quello non gli ubbidisce. Ma non pare che state un po' esagerando. No, no, Don Salvatore, no, non sto esagerando. Vostra moglie è sempre chi ne limita. Un luogo triste, una faccia appesa, ma chi ha unito da bene? Ma cosa è venuto a lamentare? La signora! Ma è stiamo da buono che la sbatto fuori la casa, ma quello che oggi ho fatto con essa, con la gelovata in tanti miseria, e quello sono pure a lamentare. Don Sabato, vostra moglie non mi ha detto perfettamente niente, ve l'ho detto già, sono voci che, di paese, voci che circolano. E poi neanche io avrei potuto fare delle dichiarazioni, dirvi a voi delle cose che mi sono state riferite durante una confessione. Oh, tambè, voglio sta confessione! Don Salvatore, ma perché? Perché parlate così? Perché? Io so che siete una brava persona. Certo, non mi conosco a fondo, ma so che siete un onesto lavoratore. Ma vi siete mai reso conto perché siamo venuti al mondo? Perché? Qual è la nostra missione? Non me l'accio mai chiesto, e manco me l'ho. L'unica cosa che conto, con chi sto io, con chi sto saccato tutto come. Vabbè, saccato tutto perché la moglie è una cosa, la moglie non saccato, Don Salvatore, la moglie si sposa. Si sposa, saccato, alla base va a fare andando in un matrimonio, quando sembra chi sticca, oi, i renari, vabbè, e per fare i soldi, cosa roba, cosa fatica. Fatica che teneva 10 anni, quando era creatura, non mi ricordo mai che avesse avuto qualche regalo. A 13 anni poi, fatemi un punto di morte, chiamai a me e a mamma mi vicino letto. La ricetta, o tu a papà, raccomanda la zia, respira. E beh, questa vostra vita non mi ha insegnato niente. E che femmina non sta a posto loro? Hanno pensato a crescere i figli? Eh già, perché l'uomo ha pensato a tutti i soldi alla casa, a dare un'educazione ai figli. I figli le hanno rispettato e devono obbedire in tutto e per tutto. È vero, no? Ma voi volete mettere in capo che i figli non sono i vostri. Nessuno somiglia a nessuno, e ognuno di noi